È stato assegnato a Nando Dalla Chiesa, 68 anni, sociologo, docente universitario, ex parlamentare e figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il premio Calcetto d'Oro dell'Amicizia per l'anno 2017. Scelto all'unanimità dalla giuria composta da Carlo Casciani, Antonio Cicchetti, dal generale di Corpo d'Armata ed ex comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Luigi Federici, dal giornalista Giulio Borrelli e dall'imprenditore Marcello Zaccagnini per la sua grande volontà di portare avanti i valori insegnati dal padre. Il riconoscimento, giunto alla sua 17ª edizione, istituito a ricordo dell'amicizia tra Ciccio Zaccagnini, il papà di Marcello, titolare dell'azienda, e Peppino Prisco, ex vicepresidente dell'Inter, entrambi combattenti in Russia con il battaglione Alpini L'Aquila. Nell'albo d'oro della manifestazione figurano tra gli altri i nomi dei giornalisti e scrittori Sergio Zavoli, Roberto Gervaso, dell'avvocato Peppino Prisco, del compositore e musicista Ennio Morricone, del cantante Little Tony, del regista Ermanno Olmi, degli attori Lino Banfi, Gigi Proietti, di Bud Spencer e Lando Buzzanca, dell'autore e conduttore di programmi televisivi Giancarlo Magalli, del presentatore e doppiatore Fabrizio Frizzi, di Gianni Letta e non ultimo dell'ex ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Antonio Guidi. In effetti sì, è stato commovente, sia quello che ha raccontato Sergio Zavoli, che è poi la storia, la memoria di tutti gli italiani, ricorda perfettamente tutto, anche del libro che lui ha scritto, e soprattutto del professor Dalla Chiesa, che è stato veramente una persona che ci ha particolarmente toccato oggi. È stato commovente. Ed è bello vedere che a distanza di anni lui continua a portare avanti i valori insegnati da un personaggio appunto come il generale Dalla Chiesa. Un premio importantissimo, come si arriva a ricevere questi importanti personaggi qui nella sua cantina? Diciamo che con la commissione ci siamo condivisi quali potevano essere i personaggi da premiare e a unanimità abbiamo votato Nando Dalla Chiesa. E uno dei, quando ci ho parlato al telefono, mi ha detto uno dei motivi che ha accettato questo premio è stato il valore sull'amicizia, quello a cui lui crede e ogni giorno fa battaglia su questo. Qual è il vero senso o il vero significato della parola amicizia per lei? Amicizia è vita, è lealtà, è tenerezza, è futuro, è uno sguardo sul mondo. L'amicizia viene da questo. I progressi si fanno e poi ci sono sempre le forze che cercano di riportarti indietro, però devo dire che alcune cose sono state conquistate e mi sembrano irreversibili. Ma anche prima delle stragi non era stragista, la mafia ha preso delle batoste vere, quella siciliana. Quella che è cresciuta molto è l'Ndrangheta ed è la cosa che mi preoccupa di più, è la sua capacità di espandersi nel nord Italia. È la ragione che mi impegna maggiormente anche nell'Università di Milano questo. Io faccio tutto quello che si può fare, poi i risultati verranno e a volte mi sembra che arrivino. Lo ha fatto perché c'erano delle persone oneste che credevano in lui e non le voleva tradire. Per questo dice poi con che faccia potrei guardare nei vostri occhi o negli occhi dei vostri figli. Presidente Zavoli, quanta emozione ricordare
e Carlo Alberto Dalla Chiesa attraverso suo figlio Nando. Beh, certo, è un'emozione che si collega a una storia, quindi è così, la fantasia che arriva così, ai tempi in cui noi abbiamo vissuto queste cose. È bella anche la continuità fra il padre e il figlio, e la metafora in fondo di questo incontro è questa. E mi pare che il pubblico abbia reagito molto bene, seguiva, era molto preso dalle cose che venivano dette. Nando Dalla Chiesa è stato bravissimo, ha raccontato cose del padre che sono addirittura inedite. Io ho cercato di prendere dalla Nota della Repubblica le cose più importanti dette da Maurizio Peci a proposito dell'investigazione che portò alla sua cattura da parte del generale Dalla Chiesa, e l'incontro tra i due, che è una cosa meravigliosa perché è di una civiltà, di un'eleganza e di una fermezza nello stesso tempo che colpiscono. Bisogna tornare a riscrivere Patria con la P maiuscola. Sarebbe una cosa bellissima. Bisognerebbe dalla scuola, ricominciare dalla scuola. Io penso sempre a quello scrittore che scrisse o disse: tutto quello che non so l'ho imparato a scuola. E fra quelle cose che non abbiamo imparato a scuola è stato quello di chiamare la patria anche con la minuscola e amarla allo stesso modo. Questa intuizione bellissima del premio Tralcetto dell'Amicizia, di conferire questo premio a una persona così importante per lo Stato italiano. No, è stata una giornata molto bella, molto emozionante, perché ci ha consentito di ricordare una persona straordinaria come Carlo Alberto Dalla Chiesa, che è stato, come dicevo stamattina, è stato un cardine della democrazia in un momento difficile per il nostro paese, ed è veramente una pietra miliare per l'Arma dei Carabinieri. Bisogna riconciliarsi un po' tutti quanti con lo Stato italiano. Ma ci ha dato una grande lezione di amore verso lo Stato e di rispetto sacrale nei confronti della nostra patria. È un insegnamento che dobbiamo raccogliere, dobbiamo custodire e dobbiamo trasmettere. Presidente della provincia, qui dall'azienda Zaccagnini a Bolognano, una festa importante come questa del Tralcetto dell'Amicizia con Marcello Zaccagnini, che connuba agricoltura e arte. Ma oggi c'è stata una sintesi perfetta, diciamo una fusione tra il prodotto di qualità di Marcello, ma accanto all'eccellenza italiana dal punto di vista della riflessione sociologica, con il professor Dalla Chiesa, che appunto ha avuto questo premio del Tralcetto dell'Amicizia, che credo che sia azzeccatissimo. E poi l'altra questione, la presenza del professor Zavoli, il senatore Zavoli, che insomma aiuta tutti quanti noi a crescere un centimetro in avanti rispetto al pensiero avanzato di cui la nostra società italiana ha necessità urgente di riabbracciare il cammino. Io credo che questa attività di Marcello, questa presenza del premio, abbia creato anche le condizioni per reinsediare, semmai ce ne sia ancora necessità di dirlo, la necessità appunto di capire l'amicizia vera a tutti i livelli, cioè non essere sempre contro ogni tipo di sviluppo e soprattutto di sintonia nella società. Oggi abbiamo avuto dei testimoni, delle testimonianze di altissimo livello che io apprezzo e ringrazio per quello che questa provincia si è potuto consentire.
presidente Gravina oggi qui alla cantina Zaccagnini compie il premio del Tercetto dell'Amicizia, si premia un personaggio di rilevanza importantissima per l'Italia. Sì, sicuramente un premio importante, un premio sentito, e devo dire che ogni anno Marcello ormai ci ha abituati a questo elogio dei sentimenti, quindi è una giornata importante in cui si testimoniano i sentimenti di tanti protagonisti, in cui emerge la testimonianza di Marcello nel grande vincolo dell'amicizia. Quindi questo tralcetto è un simbolo importante, credo che perfettamente in linea con l'importanza e lo spessore di un uomo, lo sottolineo ancora con grande enfasi, di Nando Della Chiesa. Gianluca Zaccagnini, si rinnova questo momento magico qui alla cantina Zaccagnini con questo premio Tralcetto dell'Amicizia conferito a un personaggio importante per la storia dell'Italia. Noi con il Tralcetto dell'Amicizia siamo giunti alla 16ª edizione e ogni anno è un motivo di orgoglio premiare personaggi illustri come quest'anno, come Nando Dalla Chiesa. Oggi celebriamo il valore dell'amicizia. Il padre di Nando Dalla Chiesa e lui in primis ci hanno trasmesso tanti valori, come quello dell'amicizia. L'amicizia è la base di tutto che ogni persona deve avere con i propri familiari e deve tramandare di generazione in generazione. Vivere un'azienda importante come la vostra, per Gianluca Zaccagnini, che cos'è il valore della parola amicizia? Per me è un motivo di orgoglio. Io cerco di trasmettere quello che è il mio valore della mia amicizia a mia madre, mio padre, ai miei familiari e a tutte le persone che sono intorno a me. Con l'amicizia si può costruire tanto, veramente tanto. Anche quelli che vi aiutano tutti i giorni a far sì che questa azienda arrivi a dei risultati eccellenti. Assolutamente. La nostra è una grande famiglia, uniti e coesi, vogliamo raggiungere lo stesso obiettivo, ovvero quello di portare i nostri valori in giro per il mondo. Qual è il suo senso di amicizia? Per me l'amicizia è disinteressata, io sono amico con tutti purché c'è onestà, c'è trasparenza e ci sia stima e soprattutto cercare di fare del bene senza fare del male. Cosa si auspica per il suo premio? Potrebbe essere una domanda un po' così banale, perché lei stesso ha ripetuto che non vuole portare questo premio alla ribalta nazionale perché lei vuole veramente l'amicizia, quel senso di stare in famiglia. Ma infatti, come hai potuto vedere, io non faccio inviti, non faccio manifesti, cerco di evitare anche di divulgare con la stampa che c'è questo premio, proprio perché incontro un amico, lo invito. Può capitare anche che qualche altro amico me ne dimentico, ma rimane sempre il valore dell'amicizia, non è un valore che uno non lo fai perché hai qualcosa in contrario, perché te ne sei dimenticato, l'amicizia è anche questo. Si sta già lavorando per la prossima edizione? Ancora no, penso anno nuovo cominciamo. Il futuro di questa cantina, che cosa ha in mente Marcello Zaccagnini? Ma che i figli possano continuare e mantenere quello che abbiamo fatto.